Adesso andiamo a parlare di caccia grossa francese in Italia, Anima Holding sotto, diciamo, l'attenzione di Amundi. Ma ce ne parla, ne ha parlato anche nel suo sito, Centro Culturale Machiavelli, Centro Machiavelli, tutto attaccato.com. Potete leggere editoriali davvero molto interessanti. Non a caso noi attingiamo molto volentieri da questa fonte. Il presidente di questo centro culturale, Daniele Scalea, che abbiamo in linea. Benvenuto Daniele, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi, buongiorno. Allora, questa operazione finanziaria, l'ennesima, no? Perché poi con Daniele ormai ci conosciamo, è nato alla confidenza, lui poi è molto più giovane, ci permettiamo di dare del tu, le interviste non si dovrebbe fare, ma questa è come sempre con Daniele, sono interviste che a mio avviso hanno un intento divulgativo, quindi non si tratta di fare da contraltare, ma da vigile, da semaforo per dare la parola a Daniele. E tu lo elenchi anche, no? Tutto ciò che dall'Italia è uscito verso la Francia, Biella, Cari Parma, Bulgari, Parmalat, Italenergie. Ci troviamo di fronte di nuovo a un'operazione di questo genere. Le cifre sono veramente quelle che tu hai riportato, sono impressionanti. E poi il fatto che si vada a toccare un settore come il risparmio in tempi, purtroppo sappiamo, di crisi, sarà così, è già così, è ancora più significativo e grave. Quindi è anche significativo che non ci sia stata attenzione da parte dei grandi mezzi di informazione, visto che quello che tu hai riportato nel vostro sito, il sito del Centro Culturale Machiavelli, riguarda tutti noi cittadini. E a te la parola allora per riepilogare ai nostri ascoltatori di cosa si tratta, la gravità, e poi anche tu hai fatto cenno a questo Golden Power che potrebbe essere la clausola di salvezza, ma anche no. Ho cercato di riassumere, a te la parola, Presidente. E dunque, il fatto è che una settimana fa circa, qualche giorno in più anche, sono uscite le indiscrezioni stampa in base alla quale ci sarebbe interessamento di un colosso della finanza francese, Amundi, diciamo, fa capo a Crédit Agricole, il 70% di Amundi. Dice un colosso a 11,5 miliardi di capitalizzazione, gestisce nel mondo 1.600 miliardi. È primo asset manager europeo, poi spieghiamo un attimo cosa sono questo tipo di società. 1.600 miliardi di gestione di patrimonio è pari al PIL della Federazione Russa o della Corea del Sud. Questo per capire le cifre di cui andiamo a parlare. Dicevo, c'è indiscrezione in stampa dell'interessamento di Amundi per Anima Holding, cioè una società di gestione del risparmio italiana quotata alla Borsa di Milano che, come tante altre società italiane quotate, come conseguenza della crisi legata alla Covid-19 ha visto precipitare il valore delle proprie azioni, la capitalizzazione ha perso oltre mezzo miliardo di euro nel giro di poche settimane e quindi una situazione in cui dall'estero si possono avere delle opportunità troppo facili, diciamo così, di fare shopping in Italia. Dicevo, indiscrezioni in stampa, ma che sono state prese molto sul serio, tant'è vero che poi le azioni di Anima hanno subito avuto un brusco rialzo dopo che sono uscite, malgrado le smentite ufficiali di Amundi, segno dunque che ci sia da parte degli esperti, degli investitori, degli operatori di borsa, c'è comunque il sospetto che possa esserci qualcosa di vero in ciò. Cosa sono queste società di gestione del risparmio, per chi non lo sapesse? Sono essenzialmente degli intermediari finanziari, i quali si occupano di promuovere, di istituire, di organizzare, di gestire i fondi comuni di investimento, i fondi pensione e anche singoli patrimoni. Sono quindi dei fondamentali canali attraverso i quali il risparmio sia privato, il risparmio istituzionale, fluisce poi verso le imprese e anche verso lo Stato, acquistano azioni, acquistano obbligazioni, acquistano altri strumenti finanziari. Dicevo prima che Amundi, per esempio, ha
un patrimonio in gestione che pare al PIL di stati importanti come la Federazione Russa e la Corea del Sud, Anima è molto più piccola, ma stiamo comunque parlando di una realtà che anche adesso, dopo il crollo delle borse in Italia, ancora 1.150 milioni, anzi aggiornato ad adesso, di capitalizzazione, e che il quarto operatore del settore gestisce 170 miliardi di patrimoni, il quarto operatore di mercato qui in Italia, dietro proprio ad Amundi. Anima ha una quota di mercato dell'8,3%, Amundi c'è l'8,5%, più grandi sono soltanto Eurizon, Unicredit 16,4% e Generali, che è il primo operatore, al 22% e passa di quota di mercato. Quindi parliamo di realtà che magari non sono molto note al grande pubblico, ma che hanno un peso molto molto importante per quanto riguarda gli equilibri finanziari e anche il finanziamento dell'economia e il finanziamento del bilancio pubblico qui in Italia, così come ovviamente all'estero. Ecco, è esposta, tu spieghi nel tuo editoriale, Presidente, Anima Holding, anche per il suo azionariato piuttosto frazionato. Questo permetterebbe di controllarla senza esporsi in modo troppo importante dal punto di vista economico. Mi sembra di aver capito così. Sì, prima citavo ad esempio che Amundi, quella diciamo la società francese che potrebbe essere acquirente, è al 70% controllata da una banca francese che è Crédit Agricole. Invece il principale azionista di Anima ha solo il 14% delle azioni, si tratta di Banco BPM, tra l'altro sono temporaneamente vincolate per un accordo tra le due società, dopodiché viene con 10% delle Poste Italiane, quindi in sostanza lo Stato italiano, che sappiamo che più della metà di Poste Italiane fa capo al Ministero dell'Economia, Cassa Depositi e Prestiti. Poi ci sono tutta una serie di altri azionisti che però sono tutti dal 5% in giù. Quindi un grande frazionamento, una capitalizzazione, un valore di borsa che è calato molto a seguito non di una debolezza diciamo individuale di questa società, ma di un crollo borsistico che c'è stato qua in Italia, e quindi la possibilità per un gigante come appunto Amundi, se si concretizzassero queste voci, di poter cercare di comprarla. La stessa Amundi, dicevo, adesso è già il terzo operatore in Italia come società di gestione del risparmio, questo perché ha comprato pochi anni fa, ha comprato Pioneer, che era di Unicredit, quindi è un'altra importante acquisizione che ha fatto qua in Italia. E questo può avere riverberi, diciamo, non del tutto tranquillizzanti, no? per noi cittadini, perché una società straniera che interviene in questa maniera per quanto concerne il risparmio italiano, che conseguenze potrebbero esserci, che rischi potrebbero esserci, se ci sono dei rischi? Sì, ci sono, perché qui diciamo, soprattutto stante la situazione molto molto critica in cui versa l'economia italiana, in cui versano le casse dello Stato, si parla di un rapporto debito-PIL che potrebbe sfiorare il 180%, lo Stato italiano già in condizioni di normalità ha bisogno di raccogliere sul mercato ogni anno tra i 250 e i 300 miliardi, sicuramente dopo il lockdown ne serviranno di più, anche perché come stiamo vedendo non è che le trattative con l'Unione Europea stiano andando così bene come erano state descritte con certi toni trionfalistici da alcuni, quindi ci sarà un bisogno di trovare una corresponsione da parte dei mercati laddove si tratta del fluire dei risparmi verso investimenti produttivi, sostegno alle imprese e anche sostegno finanziamento allo Stato. Ovviamente anche una società di risparmio, di gestione del risparmio francese può comprare i buoni italiani, ma un problema che sottolineano anche alcuni operatori del settore è che già in passato, quando è successo che ci fossero dei momenti più o meno critici per l'Italia, le società italiane, che sono ovviamente dei stakeholder molto più interessati al fatto che sia saldo lo Stato italiano e che sia salda l'economia italiana,
avevano una maggiore propensione a investire, acquistare titoli buoni dello Stato italiano e così via, rispetto a società straniere che invece magari mettono da parte questo tipo di stakeholding verso il sistema Italia, guardano invece più a quelle che sono le opportunità e le convenienze contingenti del momento. Quindi avere comunque questi miliardi, questa 160 miliardi, parliamo nel caso di Anima, Amundi già in Italia ne gestisce di più, che siano gestiti da italiani o che siano gestiti da francesi, non è solo una questione di mero cieco nazionalismo, non è una questione solo simbolica, ma può fare la differenza nel momento in cui si verificassero dei momenti critici. E purtroppo, vista la contingenza che stiamo vivendo, questi momenti critici potrebbero verificarsi molto presto. E chiudiamo con la parte, diciamo, più politico, amministrativa, insomma, politica. Cioè, tu segnali come esista una possibilità per impedire l'acquisizione estera di società italiane, nazionali, il Golden Power, che, se non ho capito male, è stato usato da Macron per fermare la fusione tra Fincantieri e Saint-Nazaire. Io questa non la ricordavo, mi sembrava che Macron si fosse mosso addirittura d'imperio. Però sta di fatto che questa possibilità esiste, e noi ci chiediamo, anche tu te lo chiedi, Presidente, Conte ha la forza per esercitare questa clausola, questa possibilità, e soprattutto nel caso lui lo facesse, l'Unione Europea si girerà dall'altra parte come con Macron, oppure dirà non si può, l'Europa vult? E il fatto è che il Golden Power esisteva già, è stato fatto da Monti come una forma di riforma del Golden Share, quindi quando si procedeva a privatizzazione in parte si cercava di controbilanciarlo con il Golden Power su una serie di settori strategici. E Conte, in maniera anche opportuna, di fronte all'ultimo crollo dei mercati delle capitalizzazioni delle società italiane, l'ha esteso a più settori e anche ad operazioni intraeuropee, perché prima questo Golden Power si esercitava soltanto per acquisizioni extraeuropee, perché era stato scelto non solo per mero europeismo, ma anche perché bloccare operazioni intraeuropee ti mette potenzialmente in conflitto con quelle che sono tutte le il sistema di giustizia e controllo dell'Unione Europea. Macron, che è il presidente della Francia, ha potuto stoppare Fincantieri sulla vicenda STX perché è il presidente della Francia, ecco. E sappiamo che quando si parla di Francia, si parla di Germania, certe regole che valgono per il resto dei paesi europei non valgono, nel senso che non c'è nessuno che poi si alza e dice guardate, dovete rispettarlo. Questo si va dall'avanzo di bilancio della Germania, che non è contemplato, ecco, non è in regola con quelli che sono gli accordi presi a livello europeo, ai maxi salvataggi pubblici e poi nazionalizzazioni che furono fatte dopo la crisi del 2008, si è visto in vari casi che ciò che si fa a Parigi, ciò che possono fare a Parigi e Berlino, non possono farlo altri paesi. Anche qui c'è il problema: Conte, se si verificasse lo scenario, cioè se fosse vero che Amundi vuole comprare e rilevare una parte di controllo di Anima, eserciterà il Golden Power, quindi mettendosi presumibilmente anche contro Macron, con cui sappiamo avere un rapporto piuttosto stretto, e in questo momento anche un rapporto che lui considera strategico, perché si è accodato a Macron, che sta facendo la capofila nelle trattative con i paesi del nord per ottenere delle forme di debito condiviso, di raccolta condivisa di denaro sui mercati finanziari. E se si opporrà a questo tipo di acquisizione, anche all'Italia sarà lasciato fare, oppure avremo lì invece dei ricorsi che possono essere fatti non solo dall'acquirente ma anche da chi vuole vendere, perché anche chi vuole vendere può fare ricorso. E cosa deciderà in quel caso la giustizia UE? Ecco, questi sono tutti dei punti di domanda su cui ancora non abbiamo risposta. E per chiudere anche una riflessione sullo stato anche di prostrazione, mi sembra di poter dire, del potere d'acquisto italiano in senso lato, in senso generale,
perché tu elenchi tutte, appunto, lo dicevo anche in apertura, tutte aziende che sono passate dall'altra parte, fuori dall'Italia, BNL, Cariparma, Bulgari, Parmalat, Pioneer, Italia Energia. E che io mi ricordo questo, Daniele, negli anni 80, ero giovane. Articoli di giornale parlavano di marchi italiani che venivano acquisiti dall'estero, però negli anni 90, alla fine degli anni 80, si vedeva anche però, per esempio, De Benedetti cercò di comprare direttamente il Belgio, partendo in elicottero, poi se ne tornò con le pive nel sacco, come l'altro discorso. Poi ci fu, voglio dire, sembrava un meccanismo pre-globalizzazione o già globalizzazione avviata, nella quale l'Italia, diciamo, aveva aperta sia la voce in uscita ma anche la voce in entrata, cioè aveva potere d'acquisto. Non penso che c'entri nessun senso di nazionalismo. Il fatto di avere il centro di controllo in Italia può garantire sul fronte dell'occupazione e di tante altre cose che io non so nemmeno. Adesso mi sembra che sia solo in uscita, e questo è molto, mi sembra, pericoloso, a meno che non mi sbagli. È molto pericoloso per ovvie ragioni, nel senso che l'acquisizione dall'esterno è comunque una sorta di debito che si crea, nel senso che chi compra qui dopo trasferisce una parte almeno dei ricavi. Spesso sappiamo che poi ci sono anche pratiche, decisioni di procedere a delocalizzazioni e così via, sempre per la questione che, per carità, lo fanno anche i imprenditori italiani, ma l'imprenditore estero è ancora meno legato al paese di quanto lo sia una grande multinazionale, di quanto lo sia invece un imprenditore italiano. E anche prima di questa ultima crisi economica che stiamo attraversando, appunto, c'era un forte divario tra l'Italia e la Francia, nel senso che sì, anche l'Italia ha avuto delle acquisizioni verso la Francia. Lasciamo perdere Luxottica, la fusione con Essilor, una diciamo, operazione gigantesca da 25 miliardi e passa, ma che di fatto è una, diciamo, una fusione, una nascita di una nuova holding. Abbiamo avuto delle acquisizioni da circa 1 miliardo l'una, Mediobanca, su Eurolox, Borletti, Printemps e così via, anche la stessa Atlantia acquistato in Francia. Però poi, se andiamo a vedere quello che hanno fatto i francesi nell'ultimo ventennio, grosso modo, abbiamo BNP che si è acquistata BNL, operazione a 9 miliardi di euro, Crédit Agricole che ha preso Cariparma e Friuladria, sono 6 miliardi di euro, Bulgari è stata venduta anche quella francese per oltre 4 miliardi di euro, Parmalat lo sappiamo con l'asta lì quasi 4 miliardi e così via. Quindi sono comunque i numeri decisamente a vantaggio della Francia. Poi soprattutto Togliessimo, Luxottica con la fusione con Essilor, allora veramente il confronto diventerebbe assolutamente impari e testimonia di una decisa debolezza del nostro sistema economico rispetto alla Francia. Una volta si parlava, tanti tanti anni fa, si parlava di imperialismo economico. Magari qualcuno affezionato a vecchi termini potrebbe ancora voler adottare definizioni di questo tipo. Benissimo, abbiamo concluso. Ringrazio ancora Daniele Scalea, presidente del Centro Culturale Machiavelli, online a centromachiavelli.com. Grazie Presidente, a risentirci presto. Grazie a voi, a presto.